Grazie per due parole, sarò brevissima come concisa. Per chi viene prima che dalla politica, dal sociale, dalla società civile, dal volontariato, dall'amministrazione, un'esperienza amministrativa forte, secondo mandato, 7 anni di amministrazione e 7 anni di politica del territorio. Siamo in quattro della mia amministrazione, siamo arrivati a formare un circolo e io che sono a capo di una lista civica con persone in giunta che votano a destra, che votano a sinistra, che votano nel mezzo, quest'anno, l'anno scorso, ho fatto questa scelta, una scelta compresa, condivisa, una scelta per dare una speranza, per far crescere sul territorio un qualcosa che non esiste, per dare una possibilità di un futuro al mio territorio che viene da 20-30 anni di Democrazia Cristiana, che viene da una Forza Italia fatta di correnti, che viene da un PDL che non sa raccogliere quello che il territorio esprime, ma le segreterie decidono e poi applicano. Dalle ultime amministrative che ci hanno visto vincere contro i simboli, che hanno visto premiare le persone. E questo spirito di essere con la gente, vicino alla gente, di venire dalla gente. Sono figlia di un medico condotto, quindi che è morto in ambulatorio e che ha dato la sua vita per gli altri. E questo penso che sia la testimonianza che quella che anche il mio paese mi ha dato, perché essere in mezzo alle persone vuol dire non premiare le persone, perché la poltrona di sindaco non è solo un premio, è un onore sicuramente, ma è soprattutto un onere imparare ad ascoltare e dare risposte, soprattutto dare risposte. Purtroppo a volte non siamo in grado di dare quelle risposte che vorremmo, non siamo in grado di dire a tutti sì, però possiamo cercare di capire i problemi e a quel punto trovare delle soluzioni, dare delle regole, fare dei regolamenti, legiferare, dare delle risposte. Questo che gli italiani, i bresciani, il mio piccolo comune ha bisogno, di risposte, di qualcuno che sappia ascoltare, di qualcuno che sappia proporre delle soluzioni. Poi sappiamo che le soluzioni non potranno essere le medesime per tutti, sappiamo che qualcuno sarà contento, sappiamo che qualcuno sarà scontento, però dobbiamo dare una speranza di poter costruire, di poter creare sviluppo, di poter creare posti di lavoro, di poter dare ai giovani un qualcosa di diverso. Tanto si fa per le politiche degli anziani e siamo un paese che ha la terza età, la quarta età, è sicuramente importantissimo, ma è importantissimo anche ascoltare chi non ha avuto voce fino adesso. E i miei giovani, Fabrizio ha parlato prima, mi ha commosso, i miei giovani sono il principale motivo per cui ho deciso di scendere in campo, una scelta nella provincia di Brescia non tanto facile, una scelta dove ci sono passioni, dove non solo un sindaco bresciano che ha un doppio incarico, ma abbiamo anche un presidente della provincia con un doppio incarico, dove o sei un amico o sei un nemico giurato, dove la credibilità e il lavoro che stiamo facendo ce lo siamo conquistato con i denti, a volte tante porte sbattute, ma insistendo con pazienza, con determinazione, con professionalità, cercando di studiare, di imparare, di crescere.